Ben trovati appassionati di calcio a 5, siamo alla 12ª puntata di Mondo Futsal e anche questa settimana avremo tante cose da raccontarvi, allora ci vediamo tra pochissimo dopo la sigla. Iniziamo dal campionato di Serie A e dalla vittoria, dal ritorno alla vittoria per l'Axat Group Latina che si impone in trasferta in casa della Lollo Caffè Napoli al termine di una gara entusiasmante che ha visto i ragazzi di Basile raggiunti a pochi istanti dal termine ma capaci di piazzare il colpo vincente sul fil di sirena grazie a una prodezza di Lucio Avellino. E proprio l'universale argentino e il bomber Lucas Maina sono stati i trascinatori del team pontino e gli autori delle marcature nerazzurre. Nel prossimo turno Latina riceverà al Pala Bianchini mercoledì 20 alle 20:30 l'acqua e sapone M Grosso di Mister Bellarte. Ma andiamo a vedere la classifica. Al comando c'è Pescara a quota 32, segue il Real Rieti a 30, Asti 28, Acqua e Sapone e Montesilvano 25, Latina è a quota 22 e poi Caos Futsal 21, Carli Sport Coggianco 20, Luparense 18, Corigliano 13, Lollo Caffè Napoli 10, Lazio 9 punti e naturalmente a 0 San Vincenzo Cosenza. È il momento della Serie B e dell'impresa della Virtus Fondi che impone il pari casalingo alla capolista Capitolina Marconi. 4-4 il risultato finale con le reti per il rosso-blu di Wagner e poi Royce, Loasses e Rosigna. Nel prossimo incontro la Virtus rende la visita alla Virtus Palombara, reduce dal pareggio esterno in casa dell'Alma Salerno. Ma vediamo la graduatoria. Capitolina Marconi comunque al comando a quota 32, Ardenza Ciampino 26, Lido di Ostia 24, Feldieboli 21, Virtus Palombara 20 e poi Ortea 19, Isernia e Virtus Fondi 18, Brillante Torrino 14, Salerno 10, Saviano 9, chiude Campobasso a 6 punti. Ma non potevano certo mancare le nostre telecamere a questo appuntamento così importante con la capolista. Vediamo allora il servizio gentilmente concesso da Fondi Sal e da Luca Figuccio.
La Serie C1, Girone B, parliamo della Ginnastic Studio Fondi, corsare a suon di gol sul campo del progetto Futsal, punteggio finale 7-1 grazie al poker di Nuninho e alle reti di Bastos, Mica e Edmundo. Sconfitto invece l'Atletico Anzio Lavinio, superato ad Albano con il punteggio di 5-3, rinviata poi la gara tra Città di Paliano e la Eagles Aprilia. In questo raggruppamento è la mira fino a guidare a quota 37, Ferentino segue da una lunghezza e poi 33 punti per Fondi, Savio e Vigor Perconti 27, Albano e Città di Paliano 19, Rocca di Papa 18, Progetto Futsal e Velletri 17, Virtus Fenice 16, Atletico Anzio Lavinio 13, Gavignano anche a 13 punti, Eagles Aprilia ancora all'asciutto. Nel prossimo turno la Ginnastic ospiterà il Savio, Eagles Aprilia se la vedrà in casa con l'Albano e poi Visgavignano Città di Paliano, Mirafin Ferentino, Atletico Anzio Lavinia Progetto Futsal, Virtus Fenice Rocca di Papa e Velletri Vigor Perconti. E adesso iniziamo l'ampia panoramica legata alla Serie C2 partendo dal girone B e dal pareggio esterno per la Vigor Cisterna sul campo della Pisana. Finisce 2-2 in rete per i biancocelesti Duva e Trulli. I ragazzi di Angeletti occupano la quarta posizione e nel prossimo turno riceveranno tra le mura amiche il Tor Tre Teste, che la segue a un punto e che nell'ultimo turno ha superato con un tennistico 6-0 la Oney Calcio a 5. Vediamo comunque la classifica. Nord-Ovest, Calcio a 5 in testa con 39 punti, Città di Fiumicino 34, Fortitudo Pomezia 30, Vigor Cisterna 25, Tor Tre Teste 24, Spinaceto 23 e poi Fiumicino 1926 a 22 punti, la Onei a 20, la Pisana 18, 17 punti per Sporting Club Marconi e Generazione Calcetto, 11 per Virtus Ostia, 10 per Eurofutsal, mentre chiude la Roma Calcio a 5 con 6 lunghezze. Come detto, nel prossimo turno la Vigor Cisterna ospiterà il Tor Tre Teste. Vediamo il programma: Fortitudo Pomezia La Pisana, Fiumicino 1926 Nord-Ovest, Generazione Calcetto Roma Calcio a 5, Onei Spinaceto, Eurfutsal Sporting Città di Fiumicino e Sporting Club Marconi Virtus Ostia. Nel girone C una splendida affermazione per lo United Aprilia, che ha superato il Penta Pomezia al Rosselli col risultato di 4-1 grazie alla doppietta di Pignatiello e ai gol di De Marco e Serpietri. La formazione di Mister De Angelis si incontrerà la prossima settimana all'Atletico Genzano, sconfitto nell'ultimo turno sul terreno della History Roma. La classifica: al comando Città di Colleferro a 35, ma la Virtus Aniene è lì a 34 punti. Lo United Aprilia segue a 30, Real Ciampino 29, Forte Colleferro 28, History 27, Penta Pomezia 24, Città di Ciampino 23, Atletico Genzano 17, Atletico Marino e Sporting Club Palestrina a 12, Virtus Divino Amore 11, Pavona 10 punti, chiude l'Airone a quota 3. E riguardo al match che ha visto per protagonista lo United Aprilia, andiamo a gustarci il servizio confezionato per noi da Gianfranco Marceddu e Fabrizio Agostini. Seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C2 e Girone C e sono di fronte le due formazioni che sono praticamente distanti 3 punti in classifica. Lo United Aprilia a quota 27 mentre il Penta Pomezia a quota 24. Piani vorrà calciare uno schema, pallone interessante per Valenza che ha calciato a colpo sicuro. Valenza ha toccato Serpietri, finita di Serpietri che arma il sinistro e trova dunque il gol del vantaggio. Splendida conclusione da parte di Serpietri, che è riuscito a mandare a vuoto due giocatori in maglia rossa e poi a scagliare un preciso rasoterra. Dicevamo come nella gara di andata, attenzione intanto a questa chance per il solito Galafate, ha trovato però l'opposizione di Di Stefano che ha risposto presente. Galasso, calcio in porta, ottimo l'intervento del portiere Donazzolo che ha smanacciato in calcio d'angolo. Adesso Graciopo prova questa azione corale, ben costruita, ben congegnata, e poi è arrivato il gol del pareggio. Meravigliosa azione corale della formazione ospite che ha trovato con Margani la rete dell'1-1. Adesso cerca United Aprilia di andare a rubare il pallone e quasi ci riesce, anzi ce la fa, e poi tenta la conclusione Serpietri che va a disturbare un po' tutti. Valenza alla fine calcio in porta improvvisamente con il destro, deviazione di Donazzolo in calcio d'angolo, si accende una mischia
Pomezia che adesso ha una grande chance e c'è ancora una volta decisivo, provvidenziale Donazzolo, ancora Herrera, poi Racioppo che puntella con la punta del piede sinistro, bellissima girata intanto di Galasso che per poco non c'entra lo specchio della porta. Pignatiello, finta di Serpietri, conclusione in porta da parte di Musilli, adesso Trobiani ha un po' di spazio, prova l'imbucata centrale, il tocco ravvicinato sotto porta di Musilli, tra l'altro della seconda frazione di gioco. Attenzione a questo colpo di testa pericolosissimo da parte di Margani, lo fa in questo momento, pallone gestito da Margani, ottimo intanto il controllo e il tiro in porta di Margani, l'area tecnica, adesso c'è ancora Calafate, calcia Calafate e sul secondo palo appostato come un falco il numero 11 De Marco, appena entrato va a sigillare il gol del vantaggio dello United Aprilia nel reparto arretrato. Adesso Betta Pomezia che ha subito lasciato il pareggio, bravo però Donazzolo, Aprilia che adesso può usufruire di questa opportunità con il tiro da parte di Calafate, ancora il capitano Trobiani, le tocco dentro, morbido, sotto porta di Pignatiello che al posto giusto, nel momento giusto, trafigge inesorabilmente Casagrande. Una fitta ragnatela di passaggi in orizzontale per cercare un corridoio giusto, ma viene commessa un'inciviltà clamorosa dalla formazione ospite e la castiga Pignatiello, ancora una volta letale, ancora una volta chirurgico, segna la rete del 4-1 e chiude i giochi di questo incontro. E finisce dunque il match, vittoria dunque della formazione dell'United Aprilia che torna al successo dopo tre turni di campionato dove aveva raccolto soltanto un punto, sale a 30 dunque la formazione allenata da mister De Angelis, sconfitta del Penta Pomezia, la settima del campionato. Finalmente siamo riusciti a riprendere i tre punti che ci mancavano da tanto tempo. Il primo tempo stavamo un po' chiusi anche per paura di non centrare il risultato che ci mancava da tanto tempo. Il secondo tempo fortunatamente dopo il gol del 2-1 ci siamo riusciti a liberare di questo peso che portavamo da ormai un po' di settimane e abbiamo giocato come sappiamo giocare alla fine. Avete perso sicuramente dei punti importanti nelle scorse giornate, stavate facendo un bel campionato, un campionato di vertice. Secondo te è ancora alla portata la possibilità di raggiungere magari le prime due posizioni del campionato? Adesso, come adesso, noi ce la dobbiamo mettere tutta per provare ad arrivare dietro alle due che adesso sono andate via, Aniene e Colleferro. Però ce la mettiamo tutta, alla fine il campo parla. Ci proviamo, anche perché poi alla fine abbiamo i due scontri diretti in casa. Ci proviamo, alla fine si sa mai. Siamo con Gabriele Masci, allenatore del Penta Pomezia, una sfida che voi avete interpretato bene, secondo il mio punto di vista, nella prima frazione, molto ordine, molto disciplina tattica, nel secondo tempo dopo aver subito il gol del 2-1 vi siete un po' sciolti come neve al sole, come mai secondo lei? Abbiamo pagato caro due disattenzioni dei singoli, perché il 2-1 e il 3-1 sono venute con due disattenzioni dei singoli, quindi quando poi insomma difendi a uomo e sbagli piccole cose, insomma squadre come l'Aprilia non ti perdonano. Pazienza, perché la partita a mio modo di vedere l'avevamo interpretata bene, soprattutto il primo tempo, perché il primo tempo abbiamo concesso pochissimo a loro, tranne l'azione del gol dove comunque Serpietri è stato bravissimo a trovare l'angolino, il resto loro hanno fatto poco e noi ci siamo resi pericolosi. Nel secondo tempo siamo ripartiti secondo me bene, abbiamo avuto qualche occasione per andare in vantaggio, sono andati in vantaggio loro e lì ci è mancata un po' di pazienza. Lì una grande squadra deve avere pazienza, deve ricominciare e deve soprattutto non disunirsi per poter comunque riacchiappare un risultato. Non ci è riuscito, pazienza. È una curiosità da parte mia, diciamo che nel momento in cui la sua squadra è andata sotto per 3-1 ci saremmo aspettati la soluzione tattica del portiere in movimento probabilmente un po' prima, è stata forse un po' tardiva perché mancavano 2 minuti e mezzo, ha pensato magari di ricorrere a quest'arma in un momento migliore della partita? Guardi, a dire la verità lo volevo mettere già sul 2-1, poi avendo preso il terzo gol ero un po' scettico perché comunque era già il 23esimo, quindi mancava poco e sinceramente in campo non c'erano le condizioni per mettere il portiere in momento, come poi insomma si è visto, perché abbiamo messo il portiere, abbiamo preso subito il quarto gol, quindi conosco i miei giocatori, conosco la mentalità dei miei giocatori, conosco la situazione psicologica e sapevo che comunque mettendo il portiere avrei rischiato di più di prenderlo che non di farlo, quello è stato, insomma l'abbiamo preso, però ti ripeto, già pensiamo alla prossima.
Nel girone D della C2 continua un'appassionante lotta al vertice. L'FC Cisterna vince lo scontro, il big match con la Visfondi e si porta al comando. Per quanto riguarda invece il Minturno, travolge il fanalino di coda Isola Liri e agguanta la seconda piazza, mentre lo Sporting Giovani Risorse subisce un brusco stop 9-1 sul terreno del Futsal Ceccano. Pari tra Fortitudo Terracina e Real Podgora e tra Atletico Alatri e Città di Minturno Marina. Tre punti importanti per il Real Terracina in casa della Connect e dello Sport Country Gaeta ai danni della DLF Formia. Questa la situazione di classifica. Sono tutte lì, racchiuse nel giro di pochissimi punti. Cisterna al comando a quota 29, ma Minturno e Visfondi sono lì a 28, poi 27 lo Sport in Giovani Risorse e 24 la Connect e la DLF Formia. 23 punti per lo Sport Country Club e Real Podgora, 21 per Alatri, 19 per Futsal Ceccano, 14 per il Città di Minturno Marina. Nella zona calda, Real Terracina a 12 punti, Fortitudo Terracina a 10, Isola Liri 4 lunghezze. E la redazione di Fondi ha confezionato per noi, grazie al contributo di Oscar Macaro e Luca Napolitano, un servizio sulla partitissima tra FC Cisterna e Visfondi. Vediamolo.
E la consueta chiusura in bellezza col girone unico di Serie D, e una Serie D nel quale continua a dettare legge la Virtus Latina Scalo, che supera 4-2 il Formia 1905. Rinviata la gara tra Atletico Sperlonga e Le Forna Ponza, dietro tiene testa la Polisportiva Stella che batte 5-1 il Fight di Mister Palluzzi. Pari spumeggiante tra United Latina e Accademia Sport, mentre il Real Fondi espugna il campo dello Sporting Terracina. Vittorie esterne anche per Atletico Rocca Massima sul terreno del Golfo Spinei e del Maranola sul campo del Città di Pontinia. Torna alla vittoria il Montelepini, che vince la gara casalinga contro il Flora 92. Questa la classifica, la Virtus Latina Scalo è a quota 42, 33 punti per l'Atletico Sperlonga e per lo Stella. L'Accademia Sport e Real Fondi seguono a 22, 21 punti per Montilepini, Sporting Terracina e United Latina, 19 per Formia 1905, 18 per il Flora 92, 17 per il Faiti e il Golfo Spinei. Il Città di Pontinia è a 16, il Marina Maranona Calcio 5 è a quota 14, Atletico Rocca Massima 12, Le Fornamare 7 punti. Ma andiamo a rivivere le emozioni offerte dal match tra United Latina e Accademia Sport. Vediamo il servizio di Matteo Arena.
come di consueto apriamo una parentesi, una finestra relativa al girone romano che vede impegnate formazioni della provincia. Questa finestra riguarda il match tra PR 2000 Aprilia e Gladior, il servizio realizzato da Gianfranco Marceddu e Davide Mancini. Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti ad Aprilia per la sfida del campionato di Serie D, la penultima gara d'andata tra la PR 2000 Aprilia e il Gladisport. Ci siamo, semaforo verde sulla sfida. Attenzione al tap in e c'è il palo clamoroso. Quindi il giudice recupera il pallone, può andare da destra, va la conclusione, l'altro palo. Paris è bravo a dire di no. Siamo già dall'altra parte con il gol di Sorrentino che in diagonale non sbaglia. Il vantaggio Gladisport 1-0. Torello intercetta, occhio dei giudici, sono davanti al portiere, l'uscita efficace di Paris che va alla conclusione con il destro e il pallone che termina sul fondo. Prova a ripartire Gladisport, ancora Modesti, va da solo, si sradica il pallone dei giudici, c'è libero Lorello a sinistra, dei giudici lo vede Lorello, il pareggio della PR 2000. Perfetta la transizione, c'è la pressione da parte di Pallotta, Longo viene incontro, controlla, poi ancora lo scambio perfetto per Jacobacci che segna il gol del 2-1, il vantaggio per la prima volta in questa sfida per la PR 2000. Paris con le mani lungo, attenzione Manzini, ci arriva il pallonetto e c'è il gol del pareggio da parte di Manzini, cucchiaio perfetto del numero 10. Si torna in parità 2-2, gara ricca di emozioni. Pallone che arriva direttamente dalle braccia di Paris, la pressione da parte di Jacobacci, attenzione al lungo con il destro, spreca tutto. Pronto Ambrosetti, va alla conclusione con il destro e Lorello mette un calcio d'angolo, serve Ambrosetti, spalla la porta, provare a girarsi, l'errore Argentini, va con il destro, la gran parata da parte di Paris, scarica su Jacobacci, sempre per Lorello, l'occasione, Lorello con il destro, gran parata da parte di Paris, l'errore di Ambrosetti, quindi Lorello, chance per Longo. E il gol da parte della PR che va di nuovo in vantaggio con dei giudici. Tabin vincente del numero 9, 3-2 per la formazione in maglia grigia. Sorrentino prova a girarsi, ancora Sorrentino, contrasto vincente dei giudici, sono davanti a Paris dei giudici. Il dribbling e poi l'errore sotto porta da parte di Longo, di parte il Gladisport, pallone al centro, Sorrentino, una gran parata da parte di Piarulli. Longo mette al centro, facile per Paris che prova a partire, attenzione al portiere del Gladisport, gran parata, attenzione a Mirra, nei limiti dell'area, l'errore dei giudici di conquista il pallone e segna il gol del 4-2, doppio vantaggio PR, bravissimo dei giudici a rubare il pallone, ancora dei giudici, serve Lorello, trova ancora dei giudici, può chiudere 1-2, così è Lorello con il destro, ancora una volta Paris prova a liberarsi da destra dei giudici per Catalano, zona tiro, allarga bene per Infanti, Paris però gli spara la strada da destra, prova a liberare Infanti per Lorello che mette fuori da ottima posizione, avanza il portiere, occhio a Paris, può andare a conclusione con il destro e il pallone sul fondo, non trova compagno Jacobacci, bravo a rubare il pallone con il numero 4, le finte di Jacobacci che se ne va da sinistra, colpo di testa da parte di Battani, la gran parata di Piarulli. Jacobacci per Lorello, giro palla veloce da parte da PR, prova a cercare uno spazio e il pallone che passa, è gol del 5-2, vedete, realizzata da Infanti, si salva in qualche modo Gladisport, finisce qui la sfida con il successo 5-2 della PR 2000 Aprilia sul Gladisport PR 2000 Aprilia. Sinceramente non è stata la nostra miglior partita, venivamo da una sosta molto lunga, quindi poi riniziare non è mai facile, però sicuramente per le potenzialità che abbiamo potevamo fare meglio, è andata comunque bene, ci teniamo il risultato e lavoriamo per le prestazioni prossime. Qualche problemino nel primo tempo soprattutto, poi nella ripresa mi sembra che la PR abbia preso comunque il sopravvento. Sì, beh, dal mio modo di vedere un po' in generale tutta la partita non è stata alla nostra altezza, le soffriamo un po' all'inizio delle partite, ci stiamo lavorando, speriamo bene che riusciamo a levarci questi piccoli difetti. Dopo questa partita che cosa ti aspetti da questo 2016 e soprattutto quali sono gli obiettivi della squadra? Ma guarda, noi ci riteniamo una buona squadra, ce la vogliamo provare a giocare, poi diciamo, non lo so,
Vorremmo provarci, però ci sono altre squadre competitive e vediamo se saremo all'altezza. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, anche se qualche problemino durante l'arco della partita c'è stato, soprattutto nel primo tempo. Sì, ci sono stati più di qualcuno dei problemi, a dire la verità, e che poi abbiamo avuto anche al secondo tempo in alcuni momenti, anche se il secondo tempo è stato più, diciamo, giocato in maniera più volitiva da parte nostra, volevamo fare il risultato, come hai detto giustamente tu, e ci abbiamo provato in tutte le maniere, però devo dire che sin adesso questa è stata la peggiore prestazione che abbiamo offerto sia in casa che fuori. Il mese di pausa può aver influito? Beh, io suppongo di sì, anche se ovviamente non ne possiamo essere certi, anche perché noi in questo mese abbiamo giocato molto, abbiamo giocato anche contro squadre di ottimo livello. Certo, un discorso alla partita di campionato, la sua carica e la dose di agonismo è un conto alla partita amichevole, ma ripeto, mi ha sorpreso anche a me perché la prestazione di stasera, perché pensavo onestamente che sarebbe andata meglio, ma soprattutto da un punto di vista della concentrazione. Ci sono state delle novità in campo, Lorello molto bene direi nella prima partita. Lorello è stato probabilmente il migliore in campo per noi, questo mi ha fatto molto piacere, mi fa molto piacere perché comunque è un ragazzo che da quando è arrivato con noi, quindi da metà dicembre, ha sempre lavorato con tanto tanto impegno, tanta voglia, e questo io personalmente lo apprezzo moltissimo da un mio giocatore. Ma anche gli altri, devo dire, non è mancato l'impegno, non è mancata la voglia, è mancata forse un po' di concentrazione, che è un difetto che noi ci portiamo dietro dall'inizio del campionato, soprattutto nelle fasi iniziali della partita. Sicuramente la prossima settimana vuole vedere una PR diversa. Assolutamente sì, anche perché la prossima settimana andiamo a giocare contro una squadra che sulla carta è molto forte, in classifica siamo appagliati, io credo ci preceda di un punto, adesso non so esattamente com'è la situazione, quindi sarà una partita molto importante e dovremo affrontarla con una concentrazione e una testa decisamente diversi, altrimenti non so come andrebbe a finire. Sconfitta oggi ad Aprilia, però un Gladispor che ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto nel primo tempo. Diciamo male se diciamo che il Gladispor non meritava di perdere questa gara. Oddio, abbiamo fatto una prova, nel senso che comunque sia siamo cresciuti tanto. Ho fatto un inizio anno un po' burrascoso, però stiamo, diciamo, mettendo un punto fermo su ciò che vogliamo nel campionato, ovvero cercare comunque sia di salire e salvare ciò che è salvabile, diciamo. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, loro sono molto forti, una bella squadra, messi bene in campo, l'abbiamo sofferta, però comunque sì, abbiamo fatto vedere qualcosa, anche non giocando molto bene. Nel primo tempo abbiamo visto delle buone cose da parte vostra, forse avete pagato nella ripresa qualche errore di troppo che hanno portato poi ai gol della PR. Un paio anche io, sono il portiere, vabbè, comunque sia. Sì, è vero, diciamo che dopo il primo tempo siamo entrati in campo un po' meno con la testa del primo tempo e perciò abbiamo un po' subito questi scotti, diciamo, no? Cerchiamo insomma di durante la settimana di recuperare sotto questo punto di vista. Questo 2016 qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è far vedere a tutti che la Gladisport può fare bene in questo campionato. Termina così la 12ª puntata di Mondo Futsal. Ringraziamenti di rito per Marco Dell'Orco che ha curato la regia e per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa nuova puntata e per voi che ci seguite sempre numerosi. L'invito è a continuare a seguirci quotidianamente sul sito mondofutsal.net e con le immagini regalate da youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, appuntamento alla prossima, grazie e buon proseguimento.